Ciao ragazzi, mi è stato chiesto se potevo dare la mia opinione sul latte e i suoi derivati. Non vi dirò se voi dobbiate o meno mangiare questa sostanza, secondo me dovrete fare voi delle considerazioni se sia giusto o sbagliato, anche perché penso che nessuno mai saprà come dobbiamo stare su questo mondo seguendo una giusta alimentazione, quali siano le sostanze che veramente ci fanno bene. E quindi voglio semplicemente darvi degli spunti di riflessione, darvi alcune nozioni che magari uno non sa, oppure anche alcune riflessioni a cui non ci si è mai arrivati da soli, proprio come se fosse uno scambio proprio di liberi pensieri. Non voglio neanche, vabbè, ve lo dico, però sapete che la comunità vegetariana, vegana, diciamo, o comunque coloro che sostengono che il latte non si debba mangiare, come prima cosa dicono è una secrezione mammaria, quindi che schifo, no? Io penso che noi mangiamo ben peggio schifezze, no? E quindi questo qua, questo punto non mi fa molto effetto, ecco. Però senza dubbio il latte è un alimento specifico, non è come gli altri alimenti, cioè ha una sua funzione. Cioè, un essere vivente quando nasce si ciba, il primo alimento che ha e l'unico alimento che ha per crescere è proprio il latte. E quindi già un primo fatto, cioè che noi ci cibiamo di un alimento che comunque è riservato e dovrebbe essere prettamente esclusivo per, in questo caso, il vitello oppure l'agnello o il capretto, è indicativo. Cioè il neonato beve il latte della mamma, dovrebbe bere quello di una mucca. Chiaro è che se sfortunatamente, malauguratamente, la madre non può allattare il figlio, è chiaro che poi si va a supportare la sua crescita con altri alimenti. Però è veramente indicativo questo punto, cioè perché noi andiamo a utilizzare una sostanza che è prettamente dedicata a un essere vivente diverso dal nostro, cioè una specie diversa da noi. Quindi questo è da tenere in considerazione. Un altro punto che si lega poi al precedente è che questa sostanza è particolare, cioè nasce per far crescere un essere vivente. È proprio dedicata per la sua crescita corporea, mentale. E pertanto è una sostanza molto nutriente, ma non sto parlando di prettamente aspetti calorici, grassi o quantomeno. No, no, assolutamente, anche perché il latte non è poi chissà che bomba calorica, ma contiene delle sostanze che vanno oltre le mere tabelle nutrizionali, ha tantissimi fattori di crescita. E comunque recenti studi hanno messo in luce che questi fattori di crescita, se assunti con regolarità, cioè banalmente la tazza di latte al mattino, è una sommatoria di questi fattori di crescita, e noi sappiamo che i fattori di crescita sono i principali. Le principali cause dello sviluppo dei tumori. E quindi, a meno che noi non abbiamo veramente una necessità perché ci sentiamo debilitati o perché dobbiamo fare o crescere chissà quanto, oppure il nostro bambino abbia dei problemi di crescita, ecco, tutto ciò è da tenere veramente in considerazione, cioè il latte non è acqua bianca dolciastra. No, no, il latte è veramente un alimento ricchissimo che va proprio a stimolare la produzione cellulare.
Per quanto riguarda il calcio, che dire? Sì. Contiene molto calcio al latte, ma è anche vero che tantissimi altri alimenti ne contengono. E è molto discussa anche la vera percentuale di assimilazione di questo calcio. Per quel che riguarda invece i derivati, quindi i formaggi, il discorso è più o meno lo stesso: derivano da una concentrazione di latte e quindi sono alimenti ancora più nutrienti. Sono nati nella tradizione contadina dove si lavorava, ragazzi, e quelli erano veramente lavori, non era l'ora della palestra quotidiana, lì si lavorava veramente tutto il giorno, erano altre vite proprio. E soprattutto, se io devo consigliare che latte o che formaggio mangiare, cercate di prendere il formaggio più naturale che ci sia. Non prendete assolutamente il latte parzialmente scremato, scremato, senza lattosio, yogurt magro. Non prendete formaggi magri perché subiscono tanti di quei passaggi di produzione meccanici che non avete idea ed è quello che vi fa male. Non, state lontano dai formaggi light, da tutto quanto. Se proprio avete la necessità di dover mangiare del formaggio, prendete un formaggio di qualità che venga da un animale che non sia stabulato all'interno di una struttura giorno e notte. La differenza tra il latte parzialmente scremato, scremato e intero è nulla. Ma è una percentuale bassissima di grassi, ma la differenza dei processi di lavorazione invece che subiscono è veramente diversa. Microfiltrato, sterilizzato. No, no. Il grana padano, per esempio, è molto diverso dal parmigiano reggiano. Preferite il parmigiano reggiano perché il grana padano gli animali possono mangiare insilati, possono mangiare tutte le granaglie conservate, mentre il parmigiano reggiano ha senz'altro degli standard qualitativi non solo per noi, ma anche per la vita degli Questi ragazzi animali. sono le considerazioni che voi dovete fare e tener conto. Potete continuare a bere latte, mangiare formaggi, basta che siate consapevoli di queste sue caratteristiche e ne prendiate atto. L'unica cosa appunto che vi consiglio è di stare lontano dai prodotti magri e lavorati, quello senza dubbio, perché subiscono delle fasi di lavorazioni che non possiamo neanche immaginare. Io personalmente ho scelto di non alimentarmi più con i derivati del latte per motivi etici e anche salutistici, preso atto insomma di queste cose. Quindi questo è quello che penso. Ditemi anche i vostri pareri Un saluto, al personali. Un prossimo video, ciao!